quali sono le fasi della lavorazione del torrone? Abbiamo il torrone IGP, giusto? Abbiamo, quello di Cremona? Adesso noi oggi facciamo il torrone morbido. Torrone morbido. Torrone morbido perché abbiamo i tempi più ristretti, perché abbiamo una cottura più breve, mentre per il torrone duro, tradizionale, ci vorrebbero più una ore. Cottura un po' più lunga, Più lunga. Quindi in questo caso il nostro pasticciere ci fa proprio vedere morbido, perché sì, quello, come hai detto tu giustamente, quello duro, il torrone tradizionale di Cremona ancora dovrebbe avere ancora più cottura. Allora, guarda, qua è una fase fondamentale. Che cosa stai facendo? Abbiamo raggiunto i 120 gradi del miele e possiamo andarli a unire agli albumi. Quindi sempre con la planetaria che va? Sì, sempre con la planetaria che va. Adesso si gira? Sì, pianino, andiamo a creare questa montata. Ragazzi. Sì. Tu pensa che per secoli questo lavoro è stato fatto dai panettieri, i panettieri, i nostri artigiani, che alla fine del percorso del pane, la mattina presto, verso le 4 o le 5, si mettevano a fare il torrone. E questo ha creato poi, nella zona proprio di Cremona, verso il Novecento, una vera e propria industria, perché il torrone tradizionale di Cremona, quello IGP, quello duro e quello disciplinare. Senti, il IGP mi sembra che la stiano per avere, non sono sicura che è stata richiesta. Sì, è stata richiesta. Allora mi confondevo, quindi, però ecco, dai, è stata comunque richiesta, dato che ha una storia però, così. Però sai, tradizionale già vuol dire che esatto, esiste un disciplinare, un modo di farlo, quindi tanta serietà per chi acquista questo prodotto. E beh, poi dai fornai, capisci? Proprio l'industria, ed è per questo ai fornai, all'industria. E quindi è per questo che Cremona ha vocato un territorio a questo prodotto. I nostri artigiani sono diventati veramente dei, possiamo dire, degli ambasciatori di questo prodotto. È vero, assolutamente. Allora, abbiamo fatto prima fase, albume montato a neve, poi 100 quanti gradi 120 del miele? Gradi il miele. 120 gradi del miele, aggiunto, questo è? Succo di limone. Succo di limone, il limone viene messo per sbiancare l'uso, perché stanno diventando un po' gialli. Sì. Puoi togliere il gusto, il sapore dell'uovo. E in più aiuta a montare la. Certo che vi aiuta sto strumento, la planetaria è una mano santa. È indispensabile. È sì, indispensabile. E di qua cosa abbiamo? Cuociamo ancora il miele? Qui abbiamo lo zucchero, perché abbiamo il miele che monta. No, scusate, io vorrei farvi vedere questa cosa prima di andare a Max. Questa è una. Non vi rendete conto? È una piccola sì modifica. C'è il termometro, lui l'ha messo tra due tappi di sughero per mantenerlo, cioè lui è comodissimo, vedi, usa la proiettaria. È una modifica, sì, che di necessità. Scusate, ragazzi, un bello applauso. Questo è il croccante ed eccolo qua, lo stiamo portando. Questo è il torrone che si usa oltretutto anche in preparazioni salate. Guarda, i nostri cuochi italiani, anche quelli dei veri artigiani, fanno di tutto, quindi anche il fatto di mettere una parte croccante dolce nei loro piatti, io l'ho mangiato con del riso, cioè, come quindi si un riso bianco, quello duro. Ma guarda, basta prendere un tovagliolo, prendere anche un batticarne, ecco, e si riduce veramente in piccoli pezzi che sembra quasi un grana, no? E questa sensazione croccante con un riso bianco, che effettivamente il sapore del riso è neutro, sì, certo, perché se uno pensa al riso, si fa dall'antipasto al dolce. Ma mia nonna faceva il riso con latte ed era dolce, quindi e allora si fa. Di conseguenza potrebbe essere un'esperienza un po' particolare. Eccoli qua, palati. Eccoli qua, torrone e croccantino. Adesso li assaggiamo a fare la prova, non è che mi dispiace però, per voi. Mi piacerebbe di rimettere in evidenza un aspetto. Guarda i nostri artigiani. Io li guardo e li assaggio, posso? Sono classificati come torroni, croccantini, nord e sud, sono riusciti a mantenere veramente una tradizione che vi portate dietro da millenni. Quindi complimenti e se si grazie può consigliamo un torrone artigianale che è veramente buono per la nostra antica economia. Come lo conserviamo il torrone? Lo chiedi a me? Croccantino, torrone. Lo possiamo mettere anche in una pellicola trasparente, quella che usiamo comunemente in cucina. Poi io dico, se va conservato vuol dire che non era buono. No? Quindi mangiatelo, perché brava Susanna, brava Susanna. Devo dire che è meglio finirlo che lasciarlo lì.